Ciao a tutti amici di Vita in Famiglia, bentornati sul canale. Oggi siamo venuti a fare una gita domenicale di famiglia qui al mare sul lago di Lecco. Come al mare? Eh sì, al mare, perché in Lombardia abbiamo la spiaggia bianca di Lierna che si affaccia sul lago di Como, ma in provincia di Lecco, che sembra di essere al mare. Arrivati dalla statale, sulla sinistra trovate questo parcheggio comodissimo. Le labbra località Castello. A tutti Vita in Famiglia, ciao! Ciao amici di Vita in Famiglia! Ciao amici! Qui siamo in provincia di Lecco e stiamo andando in una spiaggetta a fare il picnic. Dove di preciso? A Lierna. Ma dov'è Lierna? Si trova su tra il lago di Lecco e il lago di Como. Siamo sulla sponda del ramo del lago di Lecco, ma siamo sul lago di Como. Sì. E dal 1991, se non ricordo male, è passata dalla provincia di Como. Oh, scusate, la provincia di Como, la provincia di Lecco, giusto? Eh sì, qui siamo nel borgo di Lierna, che è famoso per tante ragioni. Fra queste è una location che è stata scelta da tantissimi film famosissimi. Fra questi anche la miniserie dedicata ai Promessi Sposi fine degli anni 60, in cui è stata girata la scena di chiusura dell'addio ai monti di Lucia, proprio qui sul porto di Porticciolo di Lierna. Arrivando quindi dal parcheggio, scendendo questa strada, si arriva con vista Porticciolo di Lierna e, arrivati a questo arco, girando sulla destra, si arriva alla bellissima spiaggia bianca. Oggi è anche tranquillo, c'è una giornata pazzesca. Chi l'avrebbe mai detto che in questo comune, arrivando da questa statale così stretta, si apre una spiaggetta, uno spazio così carino. Siamo a fine febbraio, l'acqua è ghiacciata, però sono arrivata fin qua, ho proprio voglia di pucciare i piedi in quest'acqua meravigliosa, perché ho bisogno sempre di sentire il contatto con l'acqua, freddissimo. Ah, che bello, ci vuole la circolazione ghiacciata. Chissà se mi pentirò di aver fatto questo gesto. Però vedo che comunque l'hanno fatto i canottieri prima e volevo provare anch'io. Fredda? Che vi consiglio moltissimo. Oggi è una giornata molto soleggiata, non fa freddo, si sta bene. Però è un posto tranquillo dove poter fare un picnic senza troppe pretese, panino e via, come abbiamo fatto noi oggi. Abbiamo portato lo zainetto, ognuno al suo pranzo. E abbiamo dimenticato la coperta, purtroppo,
però tra un po' andremo a fare un giretto sia in una spiaggia qua vicino e sia all'interno del centro storico di Vierna. È un posto poco conosciuto ma molto carino, è un gioiellino del lago di Como ed è appena dopo Mandello dell'Ario. Pausa pranzo, vista lago. Ho visto Asia, che bello il semplice panino mangiato a casa, che è lo stesso panino che mangiamo qua, ma hai visto come diventa più buono seduti in riva al mare, o meglio al lago, anche se sembra al mare, sembra al mare di Gallipoli. Hai visto com'è azzurro? Bellissimo, cristallino. Raffa, buono il panino? Sì. A me piace stare qui a mangiare davanti al lago perché è rilassante, piacevole e ha tante altre cose. Quali altre cose? Non so, sentire l'acqua che ondeggia. Che ondeggia. Ed è rilassante. Un'altra cosa che ci sono le anatre, i cigni. Ti piace questo posto? Tantissimo. Ci vuoi ritornare? Sì. Un giorno sì, ci ritornerò. Lo vuoi consigliare ai tuoi amichetti? Sì. Ok. Vita in famiglia? Approved? Yes. È fredda, Dani? Vediamo se sei coraggioso. Sì, proprio. Ma è troppo trasparente questa acqua. Ma guarda che bella. No, gelatissima. Vai, Raffa, ributtati, dai. Raffaele. 1, 2. Vai, Dani, ributtati. Ecco, abbiamo pranzato, adesso ci stiamo godendo il silenzio del lago. Venite con me che vi faccio vedere meglio il posto. Ricapitolando, da lì, questo è il parcheggio da cui siamo partiti, si scende da questa stradina e si arriva direttamente al porticciolo, dove ci sono queste panchine per rilassarsi. Guardate che bel panorama. La possibilità di scendere vicino l'acqua. Uscendo dal porticciolo si prende appunto la via principale della spiaggia, che adesso vi faccio vedere. Eccola qua, via Riva Bianca. C'è una bellissima passeggiata su Riva Bianca. Eccoli qua, cosa state combinando? Stiamo giocando a frisbee. Bellissimo questo posto, vero? Perché tutti vanno nella vicina Varenna, ma questa è una spiaggetta piccola perché è un paese molto piccolo di 2000 abitanti e la spiaggia, la costa si estende praticamente per 11 km e questo tratto è molto bello perché la particolarità
sono proprio questi sassi bianchi, infatti questa è chiamata spiaggia bianca, abbiamo detto, e quindi rende il fondale chiaro e cristallino, quindi l'acqua è proprio visibilmente cristallina. Si può anche girare intorno a queste case, hanno creato un passaggio pedonale dove si può girare intorno e costeggiamo il lato sinistro della spiaggia. Guardate che colori, che bellissima giornata oggi, abbiamo trovato proprio una bellissima giornata. Siamo a fine febbraio ma sembra di essere in primavera. Adesso la natura pian pianino si risveglia. Guardate qui che bel terrazzino, vista lago. Per chi come noi viene da Milano, sono circa 60 km, 65 km, quindi davvero potete anche decidere al momento, magari una domenica mattina, se riuscite a svegliarvi un po' prima, partite e noi in 40-45 minuti, andando tranquilli, siamo arrivati in questo paradiso. Abbiamo fatto un bellissimo picnic, abbiamo pranzato, i bambini stanno ancora giocando sulla spiaggia e che dire... ve lo consigliamo, è sicuramente da noi approvato, super approvato, e niente, noi vi salutiamo, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale perché ci saranno delle grandissime novità. Ciao, a presto.